siamo in viaggio da Castiglionfosco. L'arrivo è previsto tra un'ora. Intanto prendiamo un po' di panorama. C'è il mio dito. Oh, la curva. Il nulla, come vedete c'è il nulla. Portaria è una frazione nel comune di Acquasparta a 470 metri sul livello del mare ed è conosciuta per la sua architettura storica, inclusi i resti della rocca del XII secolo e la torre dell'orologio del XIII secolo. La piazza principale è Piazza Giuseppe Verdi ed è un punto di riferimento con il suo pavimento in travertino e laterizio. Sant'Elena è una frazione del comune di Marciano, è un piccolo borgo noto per la sua torre storica. La torre è stata recentemente donata al comune di Marciano e fa parte del patrimonio comunale. Il paese, che in passato era chiamato Sant'Elena, ha una storia che risale all'inizio del 1280 e oggi Sant'Elena conserva ancora archi gotici ed edifici in laterizio, testimoni di un passato ricco di storia. Che centrale solare, quello io vedo una specie di lago. Ma vedi? Sì, vedete questo quadrato qua, no? Quello sì, quelli lì davanti. Aspetta, fammi vedere lo zoom un attimo. Questa? Sì. Sì, però non si vede il cazzo. Vabbè, questi sono i potenti mezzi di Fanat comunque. Eccola qua, frontale. E si è solare. Durante il tragitto di ritorno passiamo anche per Spina, che è una frazione sempre del comune di Marciano ed è un borgo che è posizionato su una collina bassa ed ha circa 790 abitanti. È noto per il suo castello medievale, che risale addirittura al XIII secolo.